Si è svolta l'agriturismo La Possione di Mercatino Conca, l'edizione 2023 della Giornata del Biologico. L'evento organizzato dalla Confederazione Agricoltori Italiana in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche è stato un'occasione di confronto importante. Tutti gli anni ormai la CIA ci sceglie per parlare di questo tema molto importante, in particolare per le località dell'entroterra. Lo prendiamo come un segno di attenzione verso il nostro territorio, come un'occasione per discutere certamente di biologico, certamente di agricoltura, ma siccome ci sono sempre relatori importanti, anche autorevoli rappresentanti istituzionali, per parlare più ad ampio raggio di quelle che sono le specificità del nostro territorio. Siamo il comune più a nord della regione Marche, siamo incuneati tra la provincia di Rimini e San Marino, siamo raggiungibili da mare, dalle uscite di Cattolica, Riccione e Rimini. È per noi molto importante che sul tema della viabilità si apra un dibattito anche in questo contesto, perché essere raggiunti vuol dire creare le premesse per poi ragionare di agricoltura, di biologico, di investimenti sul territorio, per cogliere anche quelle che sono le opportunità che il PSR, la regione, mette a disposizione di chi appunto vuole iniziare un'attività imprenditoriale in agricoltura più in generale. Un evento ormai che facciamo da diversi anni, un evento in cui noi puntiamo come CIA per la divulgazione, la conoscenza e la vicinanza a tutti gli agricoltori biologici. Un biologico che nel corso degli anni è migliorato anche grazie agli studi e alle nuove tecnologie. Il biologico è migliorato, anche gli studi e le nuove tecnologie fanno sì che si possa portare avanti questa tipologia di agricoltura senza l'utilizzo di fertilizzanti chimici, perché abbiamo visto anche con i diversi studi che il prodotto biologico ha la sua funzione sia nella salute, per la salute umana, che per il territorio, soprattutto per il mantenimento del territorio, per le biodiversità e per far lasciare qualcosa di buono e a lungo i nostri figli e i nostri nipoti. Il biologico interessa anche le tante aziende del territorio, lo dichiara il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, sottolineando l'aumento degli stabilimenti con certificazione biologica. Ormai è partito il trend del biologico, molte aziende si stanno certificando, molte aziende hanno intrapreso il percorso e lo stanno migliorando. Dobbiamo ricordare che i giovani stanno entrando nelle aziende dell'agricoltura, perciò di conseguenza i giovani sono già portati mentalmente sul biologico, sulla sostenibilità, e allora di conseguenza le nuove innovazioni tecnologiche entrano nel mondo dell'agricoltura, nel mondo dell'azienda, perciò ecco, qui la valorizzazione del biologico avrà sempre una forza rilevante. Presente all'edizione 2023 della Giornata del Biologico anche il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, l'onorevole Mirko Carloni. Perché quando si parla di biologico le persone sono anche predisposte a pagare un po' di più, perché capiscono che i prodotti sono fatti con maggiore passione, maggiore etica e anche maggiore attenzione per il consumatore, quindi non solo con finalità economiche ma anche culturali ed etiche. In questa terra dove noi abbiamo una antica tradizione legata proprio al biologico, noi dobbiamo essere bravi a distinguerci e fare in modo che questa distinzione, questa attività particolarmente evoluta, sia un'opportunità e un valore aggiunto per i produttori, per poter guadagnare di più. Soltanto che vanno adesso messe in campo delle azioni concrete che il distretto deve fare per poter raggiungere questi obiettivi.